sfida tra Taranto e Potenza, una classica, una partita che si giocò per la prima volta addirittura 88 anni fa. Mister Capuano per il Taranto rivoluziona l'attacco schierando Orlando con Fabro e De Marchi. Nel Potenza di Marchionni la novità è Steffè in fascia destra, davanti Capitan Caturano con Volpe. La prima occasione è degli ospiti, lavora palla a Volpe, gran sponda di Castorani per Caturano, il sinistro è tenero, si distende e para Vannucchi. Neopapà subito attento sulla prima conclusione di Caturano, poi comincia lo show di Valietti, gran giocata, tiro respinto in corner da Alastra. Federico Valietti, ex Vicenza, sarà l'eroe inaspettato del pomeriggio del Taranto. Minuto 20, cross di Orlando, Valietti di testa, ingannato Alastra, è il primo gol tra i professionisti per il ragazzo di scuola Inter che fa esplodere la curva nord dello Iacovone. L'assist di Orlando e il colpo di testa vincente di Valietti. A questo punto il Taranto è scatenato, Calvano, Alastra, così così, Fabro fa peggio perché da due passi si divora il tapin del raddoppio. Prende coraggio il Potenza, l'occasione la crea ancora Volpe che punta l'area, il suo tiro è centrale per Vannucchi, parata semplice. Finale di primo tempo scoppiettante in una prima frazione ad altissimo ritmo. Qui l'occasione nasce da un rinvio, scappa Mastro Monaco, cross De Marchi e solo un grande Alastra nega il raddoppio al Taranto. Dall'altra parte Saporiti rimbalza dopo un contrasto, calcia all'improvviso, trova le mani ancora sicure di Vannucchi. Si conclude con il vantaggio del Taranto la prima frazione. Nel secondo tempo partono ancora forte gli uomini di Capuano, Mastro Monaco profondo, arriva Valietti, stoppa destro, palla larga, il tentativo di tiro ancora di Valietti che poi voleva un corner non concesso dall'arbitro Maccarini di Arezzo. Volpe di testa sugli sviluppi di punizione, impensierisce Vannucchi, sarà sempre il numero 77 del Potenza a creare i principali grattacapi alla difesa avversaria. Qui sul cross di Schiattarella Vannucchi deve volare a mettere in corner, ancora colpo di testa da parte di Volpe. Minuto 83, si distende il Taranto, Valietti in area, stavolta assist per Bifulco, serpentina destro, battuto all'astra, il tiro forte, radente, passa tra le gambe del portiere del Potenza. Per Bifulco questo è il gol numero 7 in campionato, la sua miglior stagione realizzativa, rete propiziata dall'assist dopo il gol di Valietti e poi Bifulco fa tutto molto bene e fa 2-0. Nel finale ancora una chance per il Potenza, il solito Volpe mette dalla destra un pallone velenosissimo su cui Caturano non riesce ad arrivare, ma è l'ultimo sussulto della partita. Vince il Taranto 2-0, fa festa lo Iacovone. Per il Taranto i playoff sono matematici, il Potenza cerca ancora punti per la salvezza.